Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti. Bentrovati. Eh, siamo a questa nuova, questa nuova puntata di A 2 per Tu, nuovo format di, di Italia che cambia, dove cerchiamo di stampare una fotografia su, sull'attualità, di stimolare il, nuove curiosità verso l'inaspettato e anche scoprire delle nuove ricette per, per una nuova esplorazione del reale. Eh, abbiamo cominciato la, la, scorsa, la scorsa settimana ci siamo occupati di, di cammini di turismo lento, di turismo di prossimità eh, per questa nuova puntata di a 2 per 2 eh, ho parlato di inesplorato ma andiamo un po' ad affrontare un tema che invece eh, negli, ultimi, negli ultimi periodi è stato dibattuto, dibattuto, ampiamente dibattuto che è quello della, della plastica e lo faremo insieme a Elisa Nicoli e a Chiara Spadaro che fra poco introduco, eh, sono due autrici, due scrittrici, Elisa è documentarista, eh, appassionata anche di erbe spontanee, eh, l'abbiamo conosciuta durante il viaggio d'Italia che cambia, ha eh, fatto anche una parte del viaggio insieme a noi e scrivono per, per alta economia vari volumi e uno dei volumi che, che hanno scritto che è il punto di partenza della nostra puntata ve lo mostro è questo qua plastica addio fare a meno della plastica istruzioni per un mondo e una vita zero waste eh, ecco eh, devo trovare l'orientamento dello schermo <ride> e ve le, ve le introduco eccolo qua chiara e Elisa benvenute ciao ciao, ciao. E, insomma io partirei subito perché eh, sembra un, un tema di cui abbiamo sentito parlare spesso e volentieri ma non, insomma, cioè, abbiamo tante cose da, da raccontarci secondo, secondo me. E io all'inizio partirei proprio con una, con una, con una domanda, eh, sull'introdurre che cos'è la plastica perché cioè, questo, il titolo del libro e del volume parla al, al singolare, però leggendo il vostro, il vostro, il vostro testo eh, non è che sia un mondo proprio uniforme, ma è un mondo variegato dove eh, ci sono molti aspetti da, da approfondire. Vi chiederei di, di, di introdurci che cos'è la plastica, un po' di, di, di numeri e di voi nel vostro volume parlate del c'è cioè una prima parte che la seconda parte è un po' positiva ma la prima eh, illustrate dei numeri che sono abbastanza importanti per quanto riguarda la, la plastica oggi e i suoi danni e dunque vi lascio la parola e eh, andate voi su una, una prima introduzione su che cos'è la plastica e se potete darci qualche numero sulla sua su, e, e il, suo, e il suo rapporto con l'aspetto umano e ambientale. Sì, buonasera, parto io. Eh, sono Chiara e grazie per essere con noi e anche grazie a chi ci guarderà nei prossimi giorni. E a Italia che cambia per questa opportunità di parlare di un tema che eh, sta cambiando molto rispetto a quando abbiamo scritto questo libro un anno fa, quando diciamo mh, insomma, un po' tutti volevamo essere più liberi dalla plastica eh, e il plastic free sembrava diventare finalmente anche un imperativo, non solo la plastica, ma come poi ci racconterà meglio Elisa, una filosofia proprio che va verso lo zero rifiuti, zero waste. E, um, oggi le cose sono ben diverse, poi vedremo anche come il Covid ha cambiato tutto questo. E, però, come dicevi bene Paolo, ehm, è, un, è un mondo molto multiforme questo della plastica, o meglio, delle plastiche, perché poi, se guardiamo bene, eh, esistono tanti diversi polimeri tra quelli che noi raggruppiamo sotto il nome plastica e anche tanti immaginari diversi, dobbiamo pensare che questo è un materiale che forse oggi piano piano iniziamo a rifiutare, però è anche vero che ha avuto una storia molto fortunata, eh, è stato un materiale che ha rivoluzionato le nostre vite, ma mh, fin dagli anni 40 magari qualcuno eh, avrà presente, per esempio, addirittura un supereroe che aveva una caratteristica di allungarsi. E, e proprio il suo nome era Plastic Man, quindi eh, la plastica è arrivata molto, con un immaginario molto forte nelle nostre case, non solo attraverso i supereroi dell'epoca, ma anche attraverso oggetti d'uso quotidiano, pensiamo al Moplen, quindi eh, questa, mh, questo materiale inventato da un, un italiano che poi diventerà anche premio Nobel nel 63 per la chimica, Giulio Natta. Eh, che appunto scopre eh, un, una di queste plastiche, che è il polipropilene, eh, che sarà commercializzato con il marchio del Moplen Questo solo per fare due esempi eh, di come eh, un materiale che ha una vita anche abbastanza breve, relativamente breve, insomma, eh, è entrato nelle nostre case e è diventato quel materiale che ha rivoluzionato le nostre vite proprio perché per la sua leggerezza, la sua comodità. Eh, molto più pratico di tanti altri oggetti che si utilizzavano prima. Eh, però eh, questa parabola ascendente della plastica si è, si è presto eh, scontrata con eh, invece un'altra realtà, perché è vero che ultimamente parliamo di mh, riduzione della plastica, ma mentre diciamo questo i numeri della produzione continuano ad aumentare e eh, a livelli esagerati. Ehm, che poi hanno comportato una serie di problemi ambientali. Tanto appunto per darvi due numeri, eh, nel 2017 eh, questi dati che cito, come anche quelli che trovate nel libro, eh, sono tutti dati di fonti autorevoli ed ufficiali, in questo caso eh, è l'Associazione la, dei produttori di plastica europea. E ci dice che nel 2017 sono state prodotte circa 65 milioni di tonnellate di plastica, eh, ben 5 in più rispetto all'anno precedente, quindi una produzione che continua a crescere. E questo dato eh, è ancora più forte. Eh, perché ehm, la, è una produzione che è aumentata esponenzialmente dagli anni 50 ad oggi e eh, di questa grande quantità di plastica che viene prodotta eh, in Europa ma anche nel mondo, nel mondo siamo circa a 350 milioni di tonnellate, eh, ben il 40% è rappresentato da imballaggi. Quindi già questo ci dà un suggerimento sul fatto che potremmo... Uh, facilmente ridurre il nostro consumo di plastica scegliendo prodotti con meno imballaggi. E, um, di, questa, di questa plastica prodotta, uh, ben 25 milioni di, di tonnellate diventano dei rifiuti e questo è un altro tema che affrontiamo nel libro. Quindi, eh, il, come la plastica eh, diventa poi facilmente uno scarto viene dispersa nell'ambiente questa dispersione eh, comporta un inquinamento che oggi affligge l'ambiente che viviamo in particolare i mari mm, un'immagine un che ha colpito molto ultimi, negli ultimi anni è questa data eh, dalla FAO che ci dice che entro il 2050 Uh, si ipotizza che nel mare ci saranno più, pla più plastica, ci sarà più plastica che pesce in termini di peso. Quindi uh, immaginiamo di nuotare in un mare di plastica. Già oggi la maggior parte dei rifiuti di plastica poi, arrivano al mare, ai fiumi ed è anche grazie a, alla visibilità uh, che hanno questi rifiuti negli ambienti acquatici che forse ci siamo accorti di, di un problema ambientale emergente. È un problema ambientale che però eh, diventa anche un problema per la salute, non solo dell'ecosistema, ma anche umana. E di questo, nel libro, abbiamo, abbiamo scritto insieme all'Associazione Medici per l'Ambiente, l'ISDE, che appunto ci dice che le, il tema eh, della salute legato ai, ai rifiuti di plastica eh, sta, è abbastanza nuovo eh, nel mondo scientifico, però eh, sta emergendo come eh, grave appunto rispetto agli studi che sono stati fatti finora. Eh, la plastica arriva fino alla nostra catena alimentare, quindi arriva nei nostri piatti, per esempio attraverso il pesce che appunto eh, nuota in un mare pieno di plastiche e di microplastiche, che sono quei piccoli pezzetti di plastica della dimensione inferiore ai 5 mm, ma anche fino a essere invisibili a occhio nudo. Questi vengono ingeriti eh, dai pesci che poi a nostra volta peschiamo e mangiamo e ehm, diciamo non è tanto il fatto di eh, ingerire queste mh, microplastiche ma eh, il problema è quello della trasmissione delle sostanze pericolose per la salute anche dell'uomo eh, che trasmigrano dagli animali acquatici eh, fino, fino a noi e quindi ci sono degli studi in corso anche su questo aspetto. Per cui eh, quello che abbiamo provato a fare è stato sì, ricostruire la storia della plastica, ma mh, anche analizzarla con un occhio critico rispetto a quelli che sono i temi della contemporaneità, ehm, per provare finalmente a trovare eh, una soluzione e fare delle proposte, appunto, come dicevi, più positive. Sicuramente, secondo noi, una di queste proposte, eh, diciamo, quello che va migliorato eh, per iniziare è il riciclo, il tema del riciclo della plastica. E su questo magari lascio la parola ad Elisa. Sì, infatti perché... ti, ti, sì. ti, ti, ti volevo proprio introdurre questo eh, perché, come il giornale, noi, eh, diciamo anche nelle nostre visioni 2040, e eh, saremo un po' la linea editoriale, l'Italia che cambia, abbiamo sempre insistito nel eh, sì, va bene il riciclo però eh, ci sono delle problematiche, cioè sembra che il riciclo sia un po' la, la manna dal cielo che risolve tutti i problemi, probabilmente invece la, 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 la direzione ottimale è un'altra, senza negare ovviamente l'utilità del riciclo rispetto ad altre forme, però non è la soluzione Grazie. ideale, per questo infatti chiederei a Elisa perché non è la soluzione ideale il riciclo. Sì, io. Beh, non ho ancora salutato nessuno. Ciao a tutti e a tutte. Sono contentissima di essere qui a Italia che cambia. Mi ricordo ancora quando eravamo insieme in giro nel col camper, fantastico. Raccogliere allora, sì. le erbe spontanee, cioè, cioè stavi, stavi specializzando sempre più già cioè, allora, mi ricordo. Assolutamente. <ride> Ehm, il capitolo sul riciclo se ne è occupato in realtà il nostro editor Massimo Acanfora, però è una cosa che mi appassiona particolarmente perché è intricatissimo e non si capisce mai bene niente. Ma la cosa principale che bisogna sapere è la differenza tra riciclare e differenziare. Perché noi diciamo, vabbè sì, compro gli imballaggi, compro la plastica, eccetera, tanto poi la riciclo. No, tanto poi in caso la differenzio. Ma riciclo è un'altra cosa, perché più o meno si calcola a livello europeo che la quantità di plastica effettivamente riciclata di quella che viene differenziata, che comunque non è tutto l'immesso sul mercato ovviamente, purtroppo, è soltanto il 30%. Per cui il 70% della plastica, che noi mediamente poi dipende da zona a zona, da dotazione di impianti o meno, di, di dove viene smaltita poi la plastica. Il 70% di quella plastica che viene differenziata va a finire o nell'inceneritore, se va bene. Non, mi sarei mai, non avrei mai pensato di dire se va bene in un inceneritore nella mia vita, però è così: almeno viene recuperata l'energia in quel caso. Nel momento in cui finisce in una discarica, lì ci rimane per tempo assolutamente in inestimabile, non so. Non è neanche pensabile cioè, per, per noi, resta lì, fine. Il 70% di quella. c'è un ah, ritorno sì. strano. un ritorno, scusa. Vai, dove okay. essere saluto <ride> <ride> Ok. E, um, quindi, eh, ma perché il 70% non viene riciclato? E questa cosa qua eh, la riusciamo a capire eh, se andiamo a guardare, l'ho scoperto studiandomelo per conto mio, aiutando anche Massimo a fare questo capitolo. Sul Conai, che è il, la, il consorzio dei, dei vari imballaggi, che è il consorzio che sta a capo di tutti i vari consorzi di imballaggi, ci sono, si trova ogni sei mesi, più o meno cambia veramente molto velocemente, la lista degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive, perché effettivamente ci sono diverse fasce contributive. Chi immette sul mercato dei contenitori di plastica, cioè degli imballaggi di plastica, deve pagare di, quote diverse in base all'effettiva riciclabilità del prodotto. Per cui andiamo a vedere la, la classe A, a noi non ci interessa, e scopriamo che la plastica più facilmente riciclabile, eh, noi, a noi interessa la fascia B, che è quella del, del, dei prodotti che ci troviamo quotidian quotidianamente tra le mani, e la fascia C. Nella fascia B la plastica più facilmente riciclabile è il PET, quello su cui poi è stata, è stata fatta tantissima campagna, Uh, smettila di usare le bottiglie di bottigliette di plastica, usa l'acqua del rubinetto. Benissimo, per carità, però paradossalmente è proprio la plastica più facilmente riciclabile di tutte. <ride> Il vero problema sono delle altre plastiche. Mm, e quindi vado nella fascia C e è molto interessante la fascia C. Che cosa compare? Il PET. E opaco, quindi colorato e non si vede, che non si vede attraverso e è che è lo stesso tipo di plastica della bottiglia trasparente, quello non è più riciclabile. Significa che è un imballaggio, considerato un imballaggio con attività sperimentale di selezione e riciclo in corso o non selezionabile, riciclabile allo stato attuale delle tecnologie. Quello è abbastanza, a me ha sconvolto, quindi adesso quando compriamo un flacone di plastica PET che è il numero 1, eh, guardiamo, se è opaco sappiamo che il suo destino sarà miserabile. Un'altra roba assurda è, sono quei flaconi che sono rivestiti, hanno una sleeve, sono rivestiti, si chiama sleeve, sono rivestiti con un'etichetta avvolgente. Okay, eh, okay. Se non la togliamo, se non la stacchiamo, quello diventa non riciclabile. <ride> Ma perché? Tutte cose che non sappiamo. Un'altra cosa, un cosa che non sapevo prima di studiare è che i tubetti, quelli classici del, de del dentifricio, ma anche tantissime creme sono i tubetti, quella è una plastica particolare, credo che sia il numero 7, o comunque è una serie di strati di plastica, per cui non è assolutamente riciclabile. Nel mio comune Bolzano va buttato nell'indifferenziato addirittura neanche nella raccolta di, della plastica, proprio <ride> ma, ma che questo mi ha sconvolto. Pensavo che comunque tutta la plastica andasse differenziata. Lì bisogna controllare da comune a comune. Nel mio comune la devo buttare nel bidone del generico. Un'altra cosa curiosa che ho scoperto adesso nell'ultima edizione di questa lista di imballaggi nelle fasce contributive e poi si rilaccia a un discorso che faremo fra un po': è la bioplastica Pla PLA. Che, va, che non è riciclabile, <ride> non è neanche riciclabile. Quindi, questo poi mh, lo approfondiremo dopo. Vediamo un po' se ho detto tutte le cose più curiose, mi sembra di sì. Sono, queste, sono poi, vabbè, le cose che non sono imballaggi non sono mai state riciclabili. Le gruzze, appendi, abiti non sono mai state riciclabili. Ecco, sì, ho detto tutto. E, e, su, tu, qui hai ah, accennato ha il discorso delle bioplastiche c'è un ritorno audio adesso vediamo Ok, avevi eh, accennato il, il discorso delle bioplastiche e volevo chiedervi, eh, perché è un fenomeno che negli ultimi, negli ultimi anni, insomma, si ne sta discutendo molto come oltre al riciclo, eh, altra possibile soluzione. È la bioplastica, eh, molti produttori, per esempio per quanto riguarda le bottiglie, le bottiglie d'acqua, il eh, cioè una corsa, insomma, nuovi packaging legati a bioplastica, sì. o a plastiche diverse. Eh, cioè, insomma, è un settore di cui, è una tematica di cui, si, di cui si parla moltissimo e spesso non abbiamo le idee molto chiare. E ci potete fare un quadro eh, delle de bioplastiche? Che mondo è? Se ci potete illuminare su questo, anche qua rispondo io perché è un capitolo: tutti i capitoli giornalistici li ha scritti Chiara tranne le bioplastiche, tranne il riciclo che ha scritto Massimo perché non me la sentivo, però questa cosa qua della bioplastica mi appassiona tantissimo, ci ho perso tipo un mese sopra, perché effettivamente è, un, è estremamente complicato come mondo. E nessuno sa niente, cioè se, tutte le volte che siamo andate in giro a fare presentazioni, chiediamo cos'è la bioplastica, vengono fuori le cose più disparate, effettivamente a livello così di, di consapevolezza generale è bassissima. Ma io stessa quando stavo scrivendo il, il, questo capitolo del libro non, non sapevo niente, avevo dato abbastanza per scontato che cosa potesse essere la bioplastica. Ma tutto il casino, tutti i problemi nascono anche dagli stessi um, eh, addetti del settore, nel senso c'è European Bioplastics che è l'ente che raggruppa tutti i portatori di interesse a livello europeo nell'ambito delle bi bi bioplastiche che dà una definizione. Mentre Asso Bioplastica, che è l'ente che, che raccoglie tutti i portatori di interesse in Italia, ne dà un'altra. <ride> Qui, è già lì è abbastanza complicata la cosa. Idee chiare, insomma. Sì, <ride> idee chiarissime proprio. Per cui io, mh, la definizione che dà eh, European Bioplastics è quella che secondo me coglie meglio eh, il settore in generale, e dice una bioplastica è un tipo di plastica che può essere biodegradabile. A base biologica o possedere entrambe le caratteristiche. Adesso cerco di spiegarlo. Cioè, una bioplastica può non essere biodegradabile. Un, ca un esempio. Vediamo se c'è condizioni di luce adeguate. Questa qua una è una bioplastica e una è no, e nessuna delle due è biodegradabile. Fra il resto. Questa qui sono dei prodotti, uh, sono dei prodotti cosmetici. Non so se fare pubblicità. <ride> Vabbè, comunque questo qua che è un po' più scuro è una bioplastica, nel senso che è costituita più o meno al 97% da materia prima rinnovabile, l'altra era invece da petrolio. E non significa che se è al 97% o al 100% da materia prima rinnovabile sia automaticamente biodegradabile, infatti questo prodotto non lo è, sono entrambi numero 2, plastica numero 2, PHD dovrebbero essere normalmente riciclabili, cioè i differenziabili sì e probabilmente anche cioè il, P, il, il numero 2PHD opaco è normalmente riciclabile, quindi fa abbastanza bene, però non, non biodegrada minimamente. Questo tipo di bioplastica non è contemplata da assobioplastiche, che contempla soltanto della, la bioplastica che può essere compostabile, che è quella che effettivamente ha il maggiore senso. Uh, per una sostituzione della plastica, perché il, abbiamo capito che il processo di riciclo della plastica è molto complicato e l'una possibilità per smaltirlo è che si riesca a sciogliere e a decomporre all'interno di un impianto di compostaggio industriale. Se non che anche lì è abbastanza complicato. Intanto, non tutta la bioplastica è di origine rinnovabile, esiste della bioplastica 100% da materia prima, da, da, da petrolio fondamentalmente, che, non è, ehm, cioè, che è biodegradabile ma non è assolutamente rinnovabile, mentre esiste, esiste ovviamente la bioplastica che, ha, che è sia da materia prima rinnovabile sia biodegradabile e compostabile. Il discorso della biodegradabilità generica non sussiste, nel senso che io non è che prendo un uh, flacone di bioplastica biodegradabile, lo butto nell'ambiente e dico, vabbè, tanto si biodegrada. No, non funziona così. Molte persone lo credono, eh, vabbè, ma tanto si biodegrada. No, non, funziona, non, è, non è assolutamente quello. E è del tutto fuorviante tutta una serie di scritte che si trovano su alcuni, su alcuni imballaggi biodegradabili. No, devono esserci insieme alla alla scritta biodegradabile deve esserci scr devono esserci anche associati dei, um, dei simbolini di cui parliamo ampiamente nel libro. Adesso non mi dilungo perché so sono complicati. Esatto, esatto cioè nel senso volevo solamente dire che all'interno del, del, del libro eh, c'è una parte in cui eh, la plastica viene proprio approfondita e, eh. e, si vedono, e si può vedere che ci sono differenti tipi di, di sigle, di, di tipi di materiali e allo stesso tempo... Un differente trattamento rispetto alle varie plastiche. Il discorso della compostabilità invece è abbastanza controverso, perché ha uh, un materiale per, deve, per poter essere commercializzato come biodegradabile e compostabile, un determinato, una determinata bioplastica deve possedere determinate caratteristiche, cioè superare una serie di test. Deve risultare biodegradabile al 90% in massimo 6 mesi, al 90%, deve cioè convertirsi al 90% CO2, acqua biomassa. Poi ci sono delle altre caratteristiche. 6 mesi è un ciclo enorme, che non tutti gli impianti di compostaggio industriale, non stiamo parlando del compost di casa, pochissimi materiali si compostano nel compost di casa, e solo se c'è scritto il marchetto compostabile nel compost di casa. La maggior parte si, in, si composterebbero in impianti industriali. Di fatto, che se tu non hai un impianto di compostaggio industriale ma un impianto di eh, digestione anaerobica, come è il caso del comune di Bolzano, io non posso conferire nessun tipo di bioplastica nel compost. Dove va a finire la mia bioplastica? Nell'indifferenziato. E quindi siamo da capo, che cosa abbiamo risolto? E non è solo un problema della, del mio comune di Bolzano che siamo sempre diversi, no, eh, tantissimi comuni di tutta Italia si sono rifiutati, ma ne avete parlato anche voi poi più volte, perché ovviamente vi seguo. <ride> eh, tantissimi comuni dell'Italia si, si, si rifiutano di accettare le bioplastiche, quelle dure. Questa qui. Vediamo se riesco ad entrare. Ok, questa ah, qui no. è una tipica bioplastica. Intanto, se c'è qualcuno che va a fare una selezione, come fa a distinguerlo da un bicchiere normale? Cioè, si mette forse sotto a leggere se c'è scritto PLA. Qua c'è scritto PLA. Forse si vede anche con il riflesso. Sotto eh, c'è no. scritto, ma eh, se io, operatore, vedo una cosa così, molto probabilmente lo prendo e lo butto. Perché, oltre al fatto che voglio vedere se in sei mesi effettivamente scompare... Questo è, supera dei test, però vogliamo vedere, tendenzialmente anche la bottiglia di, c'è cioè una famosa bottiglia di plastica, di cui non faccio nomi, che è tutta in bioplastica e che sarebbe biodegradabile e compostabile, un'intera bottiglia di plastica. Io non credo che ci sia attualmente nessun impianto di compostaggio industriale che l'accetti. Quindi di cosa stiamo parlando? Spesso non si avvera, insomma, l'ospicabilità che la bioplastica attivi un fenomeno di economia circolare a tutti gli effetti, no? Cioè, nel senso, ci sono... La speranza siamo... c'è. Su Però quali siamo... materiali c'è cioè, speranza? Questo ti volevo chiedere, attualmente. Per eh, esempio si parla di bambù, di altre cose che poi a, a, a livello sistemico non è nemmeno la soluzione, ma... Eh, il problema è sempre, a mio avviso, poi sono un po' estremista, io eh, l'usa getta. Nel momento in cui un, un, un imballaggio è eh, usa getta, già pone tutta una serie di problemi e di riperimento di materie prime, e di consumo di suolo, e di consumo di e, insomma... Per cui, nel momento in cui è anche bambù che viene dalla Cina, me lo devo trasportare qua e se è usegetta, comunque posso, magari, sicuramente se non è stato modificato, alterato chimicamente come certe bioplastiche, se è puro bambù, oppure foglie, ci sono anche delle foglie di palma. Eh, compresse, eh, compresse per, eh, al posto dei piatti usa e getta cioè, sono tutte cose che sì va bene magari finiscono anche nel compost ma vengono dall'altra parte del mondo certo <ride> magari sono materiali di scarto va bene però cosa c'è di meglio di un dove... allora, qua. se riusciamo a passare piuttosto ad un eterno piatto di acciaio inossidabile magari sarebbe meglio certo in alcune circostanze non si può e allora lì magari la carta potrebbe venirci incontro. La carta pressata, semplicemente, non i bicchieri di carta che hanno la plastica dentro, ma i bicchieri di, di carta pressata sono, potrebbero essere effettivamente qualcosa di già più interessante. Ok. E mi incuriosisce anche il fatto che intorno a questi temi c'è anche un macrocosmo fatto da legislatore e imprese, no? Eh, anzi, soprattutto per quanto riguarda il comparto. Insomma, le, delle imprese è un tema che tocca particolarmente e volevo chiedervi se, cambiando insomma, un po' leggermente argomento, qual è il, insomma, il quadro normativo di riferimento, soprattutto dall'Unione Europea sono arrivate un po' di, di novità negli ultimi forse un po' più intraprendenti rispetto a quelle nazionali negli ultimi anni, ma forse mi sbaglio, infatti ve lo chiedo se ci potete fare un quadro di questo mi sono occupata io e in realtà è un tema anche molto interessante di fronte all'attualità, nel senso che in un anno già alcune cose sono cambiate. E proprio mentre stavamo scrivendo il libro l'Europa ha emanato una direttiva molto importante che è quella sulla plastica monouso, eh, era quindi luglio 2019, mm, insomma... L'estate 2019, eh, teniamo a mente che eh, l'Europa non dice mai eh, plastica dio eh, ovviamente, dice eh, ripensiamo la plastica. Usa sempre questo termine del ripensamento, e però eh, pone tre domande interessanti: che alla fine sono anche quelle che noi ci siamo poste e che, eh, che sono allora, come possiamo allontanarci, quindi diciamo liberarci dalla plastica monouso, dalla plastica usa e getta. Uh, come si può migliorare il riciclaggio e come uh, si può evitare che la plastica uh, finisca dove non deve finire, quindi che si disperda nell'ambiente. Per rispondere a queste tre domande uh, non c'è solo la direttiva sulle plastiche monouso, uh, ma dobbiamo fare un piccolo passo indietro perché questo è un ragionamento che l'Europa porta in un contenitore più ampio, diciamo. Che è quello eh, della strategia europea eh, per l'economia circolare. Eh, magari chi ci ascolta è già molto sensibile a questi temi, ma in, brevissimamente eh, diciamo che l'economia circolare. Eh, propone di eh, cambiare prospettiva, un termine molto utilizzato di questi tempi, eh, da un'economia un che ha una linea retta, che quindi eh, immette delle risorse che poi producono degli scarti, a invece eh, un circolo nel quale tutte le risorse sono rivalorizzate. E quindi eh, all'interno della strategia europea sull'economia circolare c'è anche questa parte dedicata proprio alla plastica e ai rifiuti plastici. E la direttiva europea mh, sulle plastiche monouso cosa propone? Di eh, andare a eliminare eh, i 10 prodotti di plastica usa e getta più diffusi, ehm, diciamo dal 2021. Per sostituirli con dei materiali che sono durevoli. Quali sono questi oggetti? Sono quelli che troviamo facilmente anche sulle spiagge o, o appunto che eh, vediamo dispersi nell'ambiente: quindi, per esempio, ehm, i, i bastoncini dei, dei palloncini ehm, o dei lecca-lecca, ehm, le posate e, e i piatti di plastica tutti i sacchetti di plastica, tutti quegli oggetti che hanno davvero una vita brevissima e che però sono altamente inquina inquinanti e che vengono facilmente dispersi nell'ambiente. Pensiamo, per esempio, anche eh, adesso che dobbiamo tutti utilizzare delle mascherine, dei guanti, eh, anche mh, un problema di questi materiali è eh, appunto che facilmente vengono dispersi nell'ambiente. Proprio per la loro leggerezza. Lo stesso un po' succede anche con i sacchetti di plastica. Quindi magari il vento li trasporta molto velocemente, non riusciamo ad afferrarli. Oltre al fatto che poi eh, non sempre siamo dei cittadini responsabili e magari li, disper li disperdiamo anche noi stessi. Quindi eh, l'Europa vuole intervenire su questo tipo di materiali che tra l'altro rappresentano il 70% di tutti i rifiuti marini, quindi mh, già riuscire a eliminare questi, questi prodotti sarebbe un grande passo avanti. Eh, ovviamente adesso c'è da chiedersi cosa sarà eh, di questa direttiva europea che doveva eh, vedere la sua applicazione nel 2021 e eh, ci immaginiamo, non ci sono ancora diciamo, delle indicazioni specifiche su questo, però ci immaginiamo che causa Covid. Uh, la sua applicazione sarà poi un po' posticipata probabilmente e questo sta succedendo a livello normativo anche mh, su alcuni aspetti che riguardano il nostro paese. Uh, per esempio, l'Italia aveva mh, mh, introdotto uh, una tassa che è la Plastic Tax. Con l'ultima legge di bilancio, eh, che sarebbe dovuta entrare in vigore già in questi mesi, eh, e prevedeva l'introduzione appunto di una mh, piccolissima, in realtà, perché stiamo parlando di 45 centesimi al chilo, eh, una tassa sulla produzione eh, di prodotti di plastica. E mh, questo insomma era anche stato salutato in modo molto positivo. Eh, il Covid ha posticipato la, la sua applicazione perché il DL rilancio prevede proprio che eh, la plastic tax sia rimandata. Però eh, in questi giorni eh, è spuntata di nuovo perché parlando del Recovery Fund, quindi diciamo di questo pacchetto di aiuti europei eh, che verrà dato all'Italia, proprio a causa dell'emergenza coronavirus, eh, si sta parlando del fatto che una parte potrebbe essere recuperata anche attraverso eh, l'introduzione di nuove tasse, tra cui la Plastic Tax. Quindi diciamo, eh, anche i fondi eh, che vengono ricevuti in questo momento dal nostro Paese e da altri Paesi probabilmente saranno poi restituiti sotto, for sotto forma di eh, tasse cosiddette verdi, insomma eh, disposizioni che vanno proprio nell'ottica dell'economia circolare verso cui sembra che l'Europa voglia camminare. Um, Un'altra un cosa che volevo aggiungere è che proprio poco prima della, dello scoppio della pandemia eh, l'Italia ha aderito all'European Europe Plastic Pact, quindi eh, uno strumento anche questo europeo, c'è proprio anche un sito che ha lo stesso nome eh, di questo patto, eh, si, può, si può andare a approfondire sul sito, un patto che è stato lanciato nel 2019. Dai Paesi Bassi e dalla Francia eh, per intervenire proprio sul tema della plastica. E, e quindi, que, diciamo, gli interventi che propone questo patto sono, sono diversi. Uno riguarda la progettazione circolare di prodotti e imballaggi in plastica, quindi eh, prodotti che non, siano più, non diventino più così facilmente degli scarti. Eh, L'uso responsabile della plastica è un altro aspetto. Uh, il riciclaggio, quindi migliorare il riciclaggio delle materie plastiche, come abbiamo visto, è molto problematico, e poi uh, incentivare l'utilizzo di plastica riciclata. Quindi diciamo noi uh, non siamo forse totalmente in linea con tutti questi mh, aspetti, magari abbiamo una visione ancora un po' più critica, però già anche questo patto sembra essere un, un passo positivo. Uh, appunto l'Italia l'ha firmato il 6 marzo 2020. Uh, un buon segnale, però uh, purtroppo il, il Covid uh, diciamo, mette un po' in dubbio tutti questi uh, aspetti, e, e, e dall'altro lato ha anche fa, fatto aumentare tantissimo uh, appunto la produzione di rifiuti, di rifiuti usa e getta in particolare, e quindi dobbiamo anche come cittadini, come associazioni, uh, sicuramente essere molto vigili su quello che succederà da questo punto di vista. Certo, eh, un po' messo in stand by vari, vari argomenti, per cui questo della, della plastica, questa cioè, la situazione attuale che stiamo vivendo, che insomma, che vuoi per spinta dei movimenti studenteschi, dei Fridays, prima, di questo, prima, del, prima del coronavirus, insomma, è diventato un tema eh, se ne parlava finalmente <ride> e prima di arrivarci ci volevo, vi volevo proprio dedicare e chiedervi un po' il vostro, vostro pensiero riguardo l'attualità proprio avevo una curiosità per quanto riguarda più il, eh, una, una piccola curiosità per quanto riguarda le imprese abbiamo fatto un bel quadro sull'Unione Europea e sull'aspetto eh, legislativo e le iniziative eh, a livello di imprese vi viene in mente se ce ne sono delle iniziative che vanno in una direzione insomma, spiegabile rispetto all'eliminazione del problema e alla riduzione totale del rifiuto piuttosto che del riciclo? Beh, ehm, Elisa, poi magari se vuoi dire qualcosa anche tu. Io quello che posso dire, mh, per, quel, per quanto abbiamo visto, eh, in realtà... Mh, si sta facendo ancora poco in questo senso, o almeno mh, dal, dal nostro punto di vista, che ovviamente è sempre quello di eh, non sostituire la plastica con le bioplastiche, ma sostituirla con materiali durevoli, eh, materiali riutilizzati ehm, e quindi proprio in un'altra ottica. Molti dei progetti che sono in corso riguardano per esempio le bioplastiche. Eh, oppure mh, il riciclaggio, questo è un altro aspetto sicuramente molto importante. Eh, ci sono però delle piccole realtà virtuose che stanno proponendo dei prodotti e dei progetti che sicuramente vanno nella direzione giusta, quindi eh, pensiamo a chi per esempio sta studiando dei bicchieri eh, durevoli di materiali. Diciamo che non, non saranno dispersi nell'ambiente, che hanno, sono sostenibili ecco, al 100%. Ehm, ma penso anche alle iniziative di qualche comune, ecco, non abbiamo parlato della scala più piccola, diciamo, legislativa. Eh. Quindi eh, le amministrazioni l'anno scorso hanno spinto molto per il plastic free. Anche qui, eh, con tante differenze, eh, chi mh, Diciamo, per alcuni il plastic free significava eh, bioplastiche, eh, per altri il plastic free significava davvero eh, materiali durevoli e sostenibili. E spesso in questi casi anche i comuni si sono appoggiati ad aziende e realtà locali che stanno portando avanti dei progetti virtuosi. Um, quindi mh, mi viene in mente questo, poi magari Elisa se vuoi aggiungere qualcosa o se ti viene in mente qualche altra realtà. No, non sono particolarmente esperta di industrie e imprese, però beh, io sono estremamente affascinata da, da una marca in particolare che è la Patagonia, che da anni sta cercando di creare una vera e propria economia circolare per cui ho appena comprato una gonna da trekking che è costituita in una buona percentuale di plastica riciclata, che poi una volta che io finisco di utilizzare posso restituire alla Patagonia, che a sua volta può recuperare del materiale, in una sorta di ciclo chiuso. Ovviamente avrà un sacco di perdite anche di materiale nel, nel, nel percorso, però almeno idealmente non si... Non è una cosa lineare, ma è una cosa circolare per cui si cerca di, di, di consumare meno materia prima possibile. Lo trovo una cosa molto intelligente, che pochissime, almeno nell'ambito dell'abbigliamento più tecnico, sono sempre un po' più sensibili a questi discorsi certo. ambientali. È uno dei pochi che lo fa così completo la Patagonia. Eh, certo. E, no, volevo, cioè, nel senso era un po' un eh, grazie del, del quadro, era anche per introdurre un po' il nostro giornale quando affrontiamo insomma una situazione problematica, finora abbiamo dato dei dati che oggettivamente sono son quelli che sono, è una situazione, non è, è una situazione difficile complicata, e complicata. Noi cerchiamo di dare insomma degli, anche degli strumenti nel quotidiano, nel nostro, nel nostro vivere di tutti i giorni, anche perché in questo argomento rientrano politiche di imballaggio, un po' quei macrosistemi che sembra che ci spucano un po' di mano, no? dunque rimaniamo un po' realizzati rispetto al, al problema, in parte purtroppo questa è una verità per quanto riguarda questo argomento però non è detto che nel quotidiano noi non possiamo mettere in campo qualche azione delle, insomma, delle, delle azioni pratiche per eh, almeno risolvere e fare almeno della plastica della nostra vita e eh, dopo nel libro, dopo una prima parte in cui Uh, avete illustrato un po' i dati e le problematiche di questo mondo, date anche delle, sol delle possibili soluzioni nel quotidiano, ce ne volete parlare? Sì, um, il libro nasce con l'idea uh, che ciascuno faccia la sua parte, per cui c'è la parte delle istituzioni, la parte delle imprese e la parte di noi, di noi cittadini comuni mortali, diciamo ma tale che ne, non c'è qualcuno che debba prevalere o magari che sia tutto accollato su di noi, no, è impossibile, cioè ciascuno deve fare la sua parte del, 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 del discorso, se no non funziona. Quello che possiamo fare noi è, è, è comunque tanto, e è una cosa che mi ha divertito negli ultimi anni, perché l'idea poi del libro nasce, nasce dal fatto che... Guardavo nella mia casa e io sono ambientalista da, da un sacco di tempo, insomma, sono sempre sensibile a queste tematiche ambientali, ma da, da decenni. E mi ero completamente dimenticato della plastica. Mi, compravo, facevo acquisti con i gruppi d'acquisto solidali, e erano tutti imbustati in piccoli sacchettini di plastica che, che invadevano l'intera mia casa. Io poi li utilizzavo mille volte per impacchettare i panini poi ci mettevo le cose da congelare dentro. Che è un uso del tutto improprio della imballaggio, usa e getta. è usa e getta per un motivo, nel senso che dopo un po' disperde microplastiche. Questo me l'ha fatto notare mia madre, fra adesso, ma la smetti di riutilizzare la plastica all'infinito. A quel punto mi sono resa conto che effettivamente la plastica nelle nostre case si è resa invisibile. E se vogliamo cominciare a modificare le nostre abitudini, dobbiamo cominciare a prendere coscienza di questa cosa. Guardiamoci intorno alle nostre case e vediamo cosa c'è. Quanta plastica abbiamo? E effettivamente... Ne troveremo tantissima in, in, in tutti i vari settori, quindi nella, nella cucina, nel cucinare, nella cucina, negli alimenti, nei detersivi, nei cosmetici, nei vestiti, eh, è ovunque, è totalmente ovunque. E se vogliamo fare la nostra parte, dobbiamo decidere un po' anche, secondo me, il settore in cui voler intervenire per prima, quello che ci riesce magari un po' più facile. Io nel libro, eh, metà del libro me ne sono occupata io della parte pratica, praticamente metà del libro, per cui adesso <ride> divido solo un po' di, di, di indicazioni generiche, delle robe un po' meno banali, magari per qualcuno già super esperto saranno banali. Diciamo che non parlo della borraccia, che quello ormai è diventato una, una specie di... Must have dei milanesi. Sicuramente fanno la gara. Beh, almeno prima del Covid, facevano la gara. Ho degli amici milanesi, facevano la gara a chi aveva la borraccia più fica. <ride> C'era una borraccia ovunque, in, un certo, in un certo periodo. esatto. Io l'ho sempre usata, l'ho sempre eh. portata a spasso. Era sempre la pecora nera che aveva la girava con questa borraccia. Poi per fortuna adesso vedo tutte le pecore nere stanno cominciando a magari è nemmeno... tornata di moda all'improvviso chi ha la, la, la bottiglia di plastica è un essere strano eh. <ride> quindi quello è banale banale anche andare a fare la spesa con, il, con un sacchettino poi molti dicono che se lo dimenticano però ci sono tantissime opportunità per uh, questo aiuto questo qua è un progetto del commercio solidale di... <ride> possiamo parlare di economia circolare nel senso che i was a sari si chiama, cioè era un sari e adesso è un sacchetto, quindi è un, stato, è un recupero di, di materia che altrimenti non, sarà, non avrebbe avuto nessun'altra nessun seconda vita. Quindi possono esserci anche delle soluzioni microscopiche, io mi diverto un sacco a trasformare gli ombrelli, che è un altro materiale assolutamente non riciclabile, e trasformare gli ombrelli in borsette. Quello ne ho pacchi a casa e <ride> durano tantissimo. Si possono nascondere, cioè mettere in borsetta, mettere in, in tasca, non è che uno se le dimentica. E, um, quindi per la spesa è, vabbè, queste, queste sono le cose proprio a livello base. Poi ci, nel libro, per alcuni capitoli, ho cercato di mettere dei livelli di, um, di competenza o di non lo so come definirli. Livelli diversi di approccio al plastic free e poi più in generale allo zero waste, per cui passare sicuramente da uno stile di vita vado a comprare tutto al supermercato a zero waste da un giorno all'altro è impossibile. Eh, bisogna fare dei piccoli passi, anche perché bisogna cambiare. <ride> ecco, questo è il, mio, è il mio sito. Mio in realtà è un sito che nasce collettivo e continua a voler essere collettivo, però lo sto un po' gestendo, geste, curando io. Ehm, sì, eh, questo parla anche abbastanza del, dello stile di vita che ho adottato negli anni, che è molto basato sull'autoproduzione, quindi farsi le cose in casa. Per arrivare allo zero waste, ad esempio, nel cibo, bisogna farsi molte cose in casa, comprare materie prime sfuse, e, insomma, non è da tutti. No? Adesso, ai tantissimi abbiamo imparato a fare il pane in casa, eh, il, il, addirittura il lievito madre, andava. Aruba il lievito di birra nei supermercati, tutta una serie di cose che erano eccezioni nel, durante il periodo di quarantena e soprattutto in, Ita cioè in Italia, eh, la farina che, che scompariva dagli scaffali, cose mai viste, io spero che tutto questo poi rimanga, queste competenze nuove che abbiamo acquisito durante, tantissimi di noi hanno acquisito durante la quarantena e possano rimanere. Eh, se non vogliamo passare appunto subito da un giorno all'altro, che è impossibile, hanno stile di vita zero waste, magari cerchiamo di comprare degli imballaggi con meno problemi della plastica. Io amo il vetro, e il vetro poi è molto utile anche perché vabbè questo qua non è di recupero, non l'ho comprato. Beh, io ci faccio qualunque cosa con questi vasetti qua: eh, li continuo, faccio le marmellate, li riempio, li riempio e li, li continuo a riutilizzare. Ma i vasetti di vetro, poi, una volta che li compriamo al supermercato, compriamo le cose nei vasetti di vetro laddove è possibile, non vanno buttati, si possono utilizzare per congelare le cose, ebbene sì, è possibile, lo so, faccio da anni e non ne sia mai spaccato uno. Bisogna stare attenti, non è così comodo come la plastica, è un po' più ingombrante, però è, mi trovo molto bene. Per conservare il vetro va benissimo, e non occorre comprare niente di nuovo. Basta semplicemente tenere tutti i vasetti che invece si comprano. Questo per il settore cibo. Uh, molto rapidamente, una cosa che mi appassiona tantissimo è la luffa, che è una spugna vegetale. No, ormai questa qua ha un sacco di anni, mi accompagna in tutte le presentazioni, ma è, si può intuire che era una sorta di zucchina, della famiglia delle cucurbitacee e quindi è un vegetale, non è un animale, e non viene dal mare. E una volta completamente esaurito, si butta veramente nel compost. Questo si composta veramente anche nel compost di Bolzano. E questo qua adesso vanno, cominciano ad andare molto di moda eh, i saponi solidi per lavare i piatti a mano. Con questo con questo avete. Io ho fatto un confronto con un, con un detersivo molto noto di cui non faccio nomi e sgrassa meglio. Questo qua, vabbè, l'ho autoprodotto. Ma invece di sperperare soldi, che ci sono dei prodotti che vanno. Essendo una moda, poi ci sono gente che ci fa la cresta. Ci sono dei prodotti che costano tantissimo per avere i piatti a mano, ma basta una saponetta di Marsiglia, eh, non è che serva chissà che, eh, se uno non ce lo vuole fare in casa. La ricetta sta su autoproduco.it. E altri, sempre per quel che riguarda il, 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 il solido invece del liquido che risparmia un sacco di imballaggio diventi automaticamente zero waste ci sono i cosmetici solidi nell'ambito della cosmesi si è, il mondo è esploso già prima quando abbiamo pubblicato il libro poi nel, nell'ultimo anno da che l'abbiamo stampato cioè, ci si sono tuffati tutti fondamentalmente perché è una vera moda ed è una moda che trovo, spero che durerà, insomma, una moda molto positiva. O... Tantissimi usano alluminio, che non è il massimo, anche se è ric riciclabile all'infinito. Um, quindi, però, comunque è rivestito di plastica anch'esso dentro. Quindi, vabbè, comunque non voglio perdere troppo tempo dietro queste cose. Un grande classico che chi segue Italia, um, Italia che cambia conoscerà, la, coppe, la mitica coppetta. Questo evita almeno per 5-10 anni una quantità di rifiuti mostruosi. Non a tutte può andare bene, però io la, la consiglio sempre, da, la uso dal 2007 quando è, era appena arrivata in Italia, perché me ne aveva parlata una, una statunitense e mai più senza. Vabbè. Ringraziamo sì. infatti a Mazzaro Mazzaio, che è stata una nostra collaboratrice che ha scritto molti articoli sulla coppetta, <ride> non che cambia, volevo ricordarla. Scusami, vai. Sì, sto, sto tenendo d'occhio l'orario che poi mi espando e parlo troppo <ride> di queste cose, ma appassionano. <ride> Spazzolino da denti con testino intercambiabile, si trova anche in qualunque supermercato. Peccato che intorno ci siano un sacco di imballaggi inutili, però si trovano anche sfusi, si trovano sfusi questi qua. Um, è un po' più difficile, si trovano anche con imballaggi di carta, eccetera. Meglio dei spazzolini in bambù che non sono zero waste. Questi qua ce n'è una marca c'è una marca francese che recupera anche le testine usate per poi in un discorso di economia circolare riciclarle. Effettivamente. Il dentifricio esiste anche in pastiglie. in Pastigliette. <ride> questo qua ebbene, sì, questo è un dentifricio. È buffissimo da utilizzare, ma funziona benissimo. L'ultima volta che ero a Vicenza a trovare Chiara ne ho comprato di pochi un quintale e mezzo mi durerà per un fracasso di tempo però eh, lo non... sta odiando nel frattempo Come... Chiara lo sta odiando nel frattempo scherzo e, poi nel libro volevo anche dirti che ci sono anche molte soluzioni Scrivete molte soluzioni riguardo anche il fuori casa quando i donne si ritornere a scuola quando pian piano già sta succedendo si tornerà all'ufficio traposate eh, eccetera Dunque, le soluzioni sono tante Ho due cosine giusto per tre vai, <ride> vai, certo, certo. Eh, abbiamo ancora un po di tempo vai, vai. Questo, è, vabbè, questo è un po' da un po' di moda nel senso è un bellissimo contenitore, in acciaio inossidabile si può utilizzare anche i tapper Tupperware si chiamano, quelli di plastica, per carità. Cioè non è che dobbiamo comprare cose nuove, perché questo è sempre... Se diventa una moda e ci riempiamo di nuovo la casa di cose, di, sono di nuovo cose che poi si romperanno, cioè cerchiamo di riutilizzare le cose che abbiamo. Durante il, il, la fine del, 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 della quarantena sono andata a prendere un cappuccino con questo, ad esempio, mi hanno guardato malissimo, <ride> però l'ho fatto perché non, non potevamo, cioè tipo take-away, invece di, di prendere il bicchiere di carta sono andata con quello, vabbè. E, un po' al limite della legalità, comunque. <ride> Un'altra cosa che adoro è questo portapanini che è in plastica: lo ammetto, è in plastica, però ha bassissimo contenuto di sostanze tossiche. E ci arrotoli il panino, lo lavi all'infinito. Questo mi accompagna da almeno due anni, spessissimo anche in montagna, eccetera. E lo trovo invece della stagnola, invece del, della plastica di nylon, eccetera. Poi ci sono mille, mille soluzioni possibili. Questo, questo l'ho dovuto comprare, ovviamente. Ehm. Vabbè, il piatto di acciaio si da l'ho già fatto vedere. Sì, ce ne sono veramente tante. Infatti, ecco, invito pure a ricordo il libro uscito poi Altra Economia. Eh, Plastica Dio, lo... ci sono veramente tante soluzioni possibili. Lo invito a chi, a chi ci ascolta a dare un occhio perché è veramente molto interessante. Nel frattempo, prima dell'ultimissima eh, ci stanno arrivando un po' di, 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 di commenti, eh, diciamo, Dario. Che ci dice che dicono che uno, sostiene che, dicono che un onnivorio a livello di plastica eh, un si mangia in una settimana l'equivalente in peso di una carta di credito o al mese. Eh, vari, vari commenti legati a, a, alla plastica. E per quanto riguarda il, il discorso della spugna, che ha accennato prima, Silvana ci, ci chiede dove la può acquistare, magari se, sì. Possiamo, Ci, sono Ci sono dei produttori italiani, si può cercarla in giro adesso. Io eh, i, miei, i miei preferiti sono sardi, però hanno continuato a modificare l'assetto della società. Per cui non ho più capito dove si possono comprare. Non, okay. Si chiamano specie okay. vegetali. Ma anche su Facebook seguo dei produttori di luffa italiani. Ce ne sono tanti. tanti ce ne anche, anche nelle botteghe del commercio Solidale si sta trovando la luffa e poi magari mh, a qualche scambio semi a volte si possono trovare anche i semi si può provare a coltivare mh, nel proprio orto abbiamo, insomma adesso sappiamo che cresce anche nel nostro clima che cambia e, perché abbiamo degli amici produttori ok e prima chiada cioè avevo un'ultimissima perché hai fatto un un accenno all'attualità, no? Eh, sì. L'avete fatto un po' entrambe legato al, al coronavirus. Insomma, eh, purtroppo, se prima c'era una grande attenzione riguardo queste tematiche, col discorso del uh, un po' dell'useggetta, che ne, più o meno inevitabilmente, poi ci sono varie idee, però forse con una certa faciloneria secondo me stiamo vivendo un'epoca in cui l'useggetta ne stiamo abusando tanto e, mm -hmm. e poi c'è questa insomma accoppiata getta paura che è esplosiva e che dunque eh, ha il suo effetto non sto mm, discutendo niente ma ha il suo impatto perché arrivano foto dei mari con, eh, con, con con mascherine guanti non solo dei mari anche le nostre strade, i nostri boschi vengono abbandonati un po' ovunque o spesso non vengono proprio abbandonate, semplicemente per il discorso che facevate prima, del riciclo e del rifiuto, finiscono dove devono finire perché è un processo un po' indipendente anche dalla nostra volontà. Voi che ne pensate di quello che sta succedendo? Ci sono delle possibili soluzioni? Vi chiedo quello che ne pensate proprio liberamente. Eh, beh, eh, allora intanto eh, sempre per guardare un attimo anche ai numeri, eh, perché in questo caso sono davvero impressionanti. Leggevo che eh, se diciamo i consumi e le produzioni continueranno con il ritmo di adesso, eh, riferendoci alle mascherine usa e getta in questo caso, che sono fatte di. Eh, diversi materiali, ma spesso di poliestere, che quindi è una fibra tessile che viene ottenuta eh, dal PET, il polietilene di cui parlava anche prima Elisa, quindi da una plastica. Eh, Mascherine usa e getta si prevede che mh, per la fine dell'anno ne avremo buttate nella spazzatura almeno 1 miliardo e 200 milioni. Eh, quindi sono numeri davvero impressionanti, e mh, da questo punto di vista eh, sicuramente possiamo ricorrere. Alle cosiddette mascherine di comunità, anche lo stesso Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, eh, hanno confermato la validità e la sicurezza di questi materiali alternativi, quindi non più usa e getta, ma per esempio cotone piuttosto che anche viene utilizzato il jeans, quindi altri materiali che ci consentono di produrre, per esempio, delle mascherine lavabili e riutilizzabili. E già questo sarebbe un, un grandissimo aiuto. E magari Elisa, tra l'altro mi viene in mente anche sui guanti, eh, Elisa ha sicuramente una ricetta per produrre invece un gel eh, igienizzante. Eh, adesso non, non mi ricordo se c'è su autoproduco.it, ma magari ci dici tu. Sì, uh, sì ma inizialmente quando è iniziato tutto questo problema enorme io sostenevo che le mascherine autoprodotte non fossero una grande soluzione. In realtà appunto si è visto che, che alla fine proteggono, mantenendo la giusta distanza, proteggono tanto quanto la mascherina chirurgica. Mia mamma si è sbizzarrita in mille modi, ha fatto esperimenti di ogni tipo recuperando stoffe di cotone. E interno eh, ha messo il, gli ombrelli che io ho recuperato negli anni e quindi c'è tutto un progetto e, e, e come elastici gambaletti fantastico. E io giro solo con quelle, le no? dalle usa e getta, ce l'ho eventualmente se devo andare a fare delle uso e getta. In realtà non uso e getta neanche quella, ma non dovrei dirlo? E comunque ce le ho per andare in, in non so, magari a fare delle, delle visite mediche cose così. E... L'ultima volta l'ho utilizzata per un'oretta. Durano più o meno otto ore le mascherine, almeno quelle FP2F, FP2, 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 FP, non mi ricordo quante P e quante F, comunque la numero due, l'N95. Eh, durano circa otto ore. Per cui l'ho usata un'ora, l'ho fatta evaporare dell'alcol e l'ho messa sopra una ciotola. Nella ciotola c'era cioè dell'alcol. L'alcol, evaporato, in qualche modo l'ha disinfettata per le successive sette ore. Non siamo degli operatori sanitari, eh, voglio dire, eh, mettiamoci anche un attimo di criterio nelle cose che facciamo. Così come usare i guanti, usegetta, non ha senso se non siamo in condizioni sanitarie eh, difficili. Anzi, è peggio, è molto peggio perché mh, tocchiamo tutto. Ah, per tanto abbiamo i guanti, sì, ma tocchiamo tutto e infettiamo eh, le cose per gli altri. Quello proprio i guanti non hanno nessun senso. E piuttosto utilizzare quando siamo in giro, in giro. beh, adesso ogni volta che entri in un supermercato, ti, o in, supermercato in qualunque negozio devi visualizzarti le mani. Per cui mm. le mani si stanno riducendo. Stavo guardando prima, le mie mani sono dopo soltanto tipo tre negozi, sono, si stanno tutto <ride> aprendo <ride> nonostante mi metta le creme autoprodotte. prodotti. Non erano abituate, sicuramente. Mamma mia, sì. ehm, ovviamente c'è questo inconveniente nell'usare i. I, I detergenti per le mani, però eh, anche, anche i guanti, comunque le mani non traspirano, ma, ma la pelle sotto si rovina. Mi dispiace per quelli che le sono costretti a usarle tutti i giorni. E, la ricetta, per. Io l'ho presa dall'OMS, cioè sui miei. Su autoproduco di, su Instagram e è basata appunto sulle, dire... su, sulle direttive, sulle... non mi ricordo la parola giusta, comunque l'OMS suggerisce di utilizzare una serie di, di ingredienti che fondamentalmente è alcol, quello da liquore a 95-96. Gra... Quello funziona tanto quanto la mucchina, ecco ho fatto un nome, <ride> e, che contiene un sacco di ingredienti molto inquinanti e molto dannosi sulla nostra pelle. E vai no, no, volevo solo aggiungere che ehm, per fortuna, insomma, eh, in questo disastro ambientale prodotto dal Covid ehm, sono emersi anche dei, dei bei progetti che si possono conoscere e sostenere eh, anche rispetto alla produzione di mascherine, mi viene in mente, per esempio, Talking Hands che ha previso. Uh, produce appunto mascherine con uh, i richiedenti asilo oppure um, il progetto Quid che è già è molto più conosciuto e, e che anche, di cui noi ci siamo occupati anche uh, in una guida che abbiamo curato per il, per il mondo del commercio eco-solidale sul tessile sostenibile diciamo così uh, loro sono di verona quindi uh, una cosa che possiamo fare è sicuramente andare a cercare queste alternative più Uh, etiche uh, non solo per l'ambiente ma anche per chi lavora e, e produce questi materiali uh, e quindi lungo tutta la filiera e um, un'altra cosa che possiamo continuare a fare è anche quella di mh, anche se magari ehm um, è un po' più difficile diciamo, connettersi fisicamente, ma mh, non, secondo me non dobbiamo rinunciare a quest'idea molto forte di eh, relazionarci tra di noi e mh, sensibilizzare, diffondere le idee, mh, fare pressione anche su eh, chi, ha, eh, chi deve poi prendere delle decisioni. Eh, e quindi, non solo l'impegno del singolo, ma anche quello che possiamo fare proprio come comunità, eh, resta un aspetto fondamentale anche di questo periodo e importantissimo per il futuro che verrà. Perfetto, e... bene, va, ci, sono, ci sarebbero tantissime cose da, da, da approfondire, perché sul libro ce ne sono molte altre, però siamo proprio giunti, siamo oltre l'ora. E, e, e se insomma, se per chi ci ha seguito da casa eh, ricordo il libro, eccomi qua. Eh, sì, eh, se posso fare un appello finale mentre mostri sì, certo. il libro: eh, sì. quel libro non ci sarebbe senza il suo editore che è Altra Economia e che proprio in questi giorni ha lanciato una campagna di eh, diciamo per, i, per diventare soci perché è una cooperativa editoriale e quindi. Eh, chi è interessato magari a, a diventare editore di Altra Economia, eh, può andare sul sito e troverà tutte le informazioni. Grazie, perfetto. Sì, All'inizio l'ho accennata, hai no, vista indipendente, una casa editrice che sta facendo un eccellente lavoro. Eh, grazie per averlo, per averlo ricordato. Eh, e nel libro, insomma, potete scoprire e gli argomenti che non siamo riusciti a. Ad approfondire, qua volevo ringraziarvi tanto, Elisa e Chiara. Grazie davvero per la, per la partecipazione e per, ancora complimenti per, per il vostro lavoro. Grazie, grazie a voi. E, per quanto riguarda noi, ricordiamoci: domani continuano gli appuntamenti di Italia che cambia. Per quanto riguarda il format danzate con la tempesta. Dove Alberto Fragasso prosegue ogni giovedì e venerdì con i suoi incontri alle 5.30. E e vi ricordo anche la nostra rassegna stampa quotidiana matutina con Andate Gli Innocenti, che commenta le notizie della giornata e anche altri argomenti che spesso non rientrano nella giornata, e il format di Daniel Tarozzi, Matrix è dentro di noi, ogni, ogni martedì alle 18.00. E vi, vi ringrazio tanto per, eh, per aver visto questa diretta e per essere stati con noi. E alla prossima puntata eh, di, di Artu Per A2. Grazie.